Ci sono le condizioni politiche economiche in Italia per cogliere la sfida energetica? Ma guardi, ci sono per forza, perché se non si coglie la sfida energetica si perdono tutte le sfide. Oggi l'Italia ha un problema di costi dell'energia superiori ad altri paesi, ma soprattutto è l'Europa che deve, come ne parleremo tra poco, rivedere le sue strategie, perché il prossimo inverno, se continuano le crisi intorno a noi, potremo avere dei problemi. Per cui la risposta non può che essere europea, perché la sicurezza energetica per una grande area economica come quella europea deve essere un problema affrontato da tutti i 28 Paesi membri. Quindi queste prossime elezioni saranno un nodo cruciale anche per le politiche energetiche di tutto il vecchio continente? No, la politica energetica prescinde dalle elezioni, è un problema contingente, industriale. Chiunque vincerà le elezioni non potrà non affrontare questo tema, come altri che sono le strategie industriali, comunque qualunque tema che fa di un'area competitiva. Oggi l'energia rappresenta un fattore importante per le competitività delle nostre industrie, per cui è un problema che andrà affrontato da chiunque vincerà le elezioni. Quindi questo conflitto anche dell'Ucraina sta creando grandissime preoccupazioni? Guardi, da sempre la geopolitica ha riflessi anche sull'energia, soprattutto per i paesi che non hanno l'indipendenza energetica. Oggi l'Europa importa gran parte dell'energia di cui ha bisogno, e per cui deve guardare cosa succede fuori dai suoi confini, perché il tema dell'energia non è un tema di breve ciclo, ma un tema di lungo ciclo, perché sono infrastrutture che ci va molto a costruire, perché deve avere un'ottica di traguardo di 10, 15 o addirittura 20 anni per pensare alla domanda di energia che avremo nel prossimo futuro. Grazie. Grazie. Non è che solitamente quando si annuncia il libro di un, diciamo, di un manager che tiene la platea, un progresso dell'umanità, questa è la cosa. Lei che si dice, è sorpreso quando si annuncia il libro di un manager. Ti ringrazio di questa presentazione che hai fatto molto esaustiva, ma c'è la storia di Drake, c'è la storia di un grande capitalismo, quello americano. Racconta anche la sua storia un pochino originale, di un manager che in realtà viene da un'impresa. Poi c'è l'elemento del saggio, fare l'energia necessaria alla crescita dell'Europa, ma è anche geopolitico. Guardate che noi stiamo vivendo in questa crisi italiana che ci richiama direttamente una complessità straordinaria, ma che è vero, che ha dei rigori, ma che abbiamo questo all'interno delle essere cambiato. Quindi si capisce se c'è un esempio di seguiti, e che veramente sia un libro di straordinaria, ma certamente ci figo lì in questo volume, ma questa capacità dell'uomo, questa risorsa di risorsa, anzi, il conflitto sia, li conosce tutti, sei procuratore, presidente della Repubblica.